Ciao amici, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Maddalina, un'illustratrice formatasi principalmente da autodidatta e per questo sono qui oggi per condividere con voi il mio approccio nell'affrontare lo studio di un determinato argomento. Durante questo video farò riferimento alla piattaforma Domestika per quanto riguarda i corsi che citerò. Questo perché sono su Domestika ormai da diversi anni, praticamente da quando c'erano pochissimi corsi pubblicati e senza sottotitoli in italiano. Oggi invece trovate centinaia di corsi su Domestika, tutti sottotitolati anche in italiano, e c'è addirittura un blog con tanti consigli utili e interessanti. Ma di Domestika vi ho parlato anche in un video precedente che vi lascio qui sopra nel video, può esservi utile per sapere di cosa si tratta e come funziona la piattaforma. I corsi però non bastano a mio avviso per crearsi un percorso formativo completo, per questo vi citerò altre fonti e risorse dalle quali poter attingere per approfondire meglio un determinato argomento. Per non fare un discorso troppo generico e quindi poco pratico, ho deciso di prendere in esame tre argomenti diversi e costruirci tre percorsi formativi secondo la mia esperienza e quello che farei io personalmente. Negli scorsi giorni ho lanciato un sondaggio su Instagram proponendovi diverse opzioni, ho scelto alla fine le tre più votate, quindi questi saranno i tre argomenti che tratteremo. Imparare a disegnare con gli strumenti digitali, in particolare con i programmi Photoshop e Procreate, imparare a disegnare persone in pose diverse e imparare o migliorare nell'acquerello. Nella descrizione sotto inserirò il timing, così potete andare a vedere direttamente l'argomento che più vi interessa senza per forza ascoltarvi tutto il video. Sempre nella descrizione sotto metterò anche tutti i link del materiale citato e prima di partire con il primo argomento vi invito ad iscrivervi al mio canale se siete interessati a questo tipo di contenuto. Qualche mese fa ho deciso di approcciarmi al mondo dell'illustrazione in digitale e i prossimi passi che vi farò vedere sono proprio quelli che io ho seguito per conoscere e per imparare ad usare gli strumenti digitali, in particolare Photoshop. Gli stessi passi farò anche nel momento in cui acquisterò un iPad e dovrò avere a che fare con Procreate. Vi indicherò infatti anche un paio di corsi che penso di fare quando mi capiterà di avere questo nuovo strumento. La prima cosa da fare è decidere quale strumento acquistare per disegnare in digitale. Quindi è molto importante informarsi e anche chiedere ad altri artisti un consiglio. Io infatti ero molto indecisa tra acquistare una tavoletta e un iPad. Sfruttate la piattaforma di Instagram proprio per mettervi in contatto con gli artisti che seguite e provate a mandare loro un messaggio in direct. Sicuramente più di qualcuno vi risponderà. Poi dovete per forza imparare ad utilizzare il programma di disegno. Per farlo io ho seguito questo corso di Domestika in particolare, Introduction to Adobe Photoshop di Carles Marsal. Dovete sapere che su Domestika c'è una categoria di corsi chiamata Domestika Basics, che vi insegnano proprio ad utilizzare un determinato programma o ad acquisire una determinata competenza. Sono corsi più lunghi degli altri che non variano di prezzo, anzi. Il corso che ho seguito contiene 5 unità distinte, ciascuna con un inizio e una fine, come fossero corsi distinti. Io l'ho trovato molto ben spiegato e chiaro e oltre ad aver imparato le varie funzionalità del programma ho appreso anche dei trucchetti per modificare le foto e questo può essere molto utile visto che noi artisti pubblichiamo i nostri lavori online. Se dovessi invece utilizzare Procreate sceglierei sempre un corso di Domestika Basics, magari questo Procreate for Beginners oppure quest'altro Introduction to Procreate. Solitamente, se sono indecisa tra due corsi, scelgo quello dell'artista che ha uno stile più vicino al mio e ai miei gusti personali. Probabilmente sceglierei il primo in questo caso. Una volta che si conosce il programma e i suoi strumenti, non resta che approfondire la parte del disegno e del creare vere illustrazioni utilizzando le funzioni specifiche. Per questo ho ritenuto opportuno acquistare il corso di Gemma Gould, Introduction to Photoshop for Illustrators, che è un altro corso di Domestika Basics, quindi molto approfondito sull'argomento. Non solo inizierete ad usare il programma prettamente per scopi artistici, ma imparerete cose utilissime anche per quanto riguarda la composizione delle illustrazioni, la teoria del colore, le texture e altri effetti speciali. Insomma, è un corso davvero ricco di spunti che possono essere applicati anche nell'illustrazione tradizionale. Per quanto riguarda Procreate invece, penso che molte di queste info siano già incluse nei corsi base che vi ho fatto vedere prima. Ovviamente a nulla servono le nozioni teoriche se non si mettono in pratica. Vi consiglio quindi di esercitarvi facendo tutti gli esercizi proposti nei corsi, anche più di una volta se fosse necessario per capire meglio il programma. Voglio inoltre lasciarvi in descrizione il mio codice sconto su Domestika, applicabile su tutti i corsi della piattaforma e che si aggiunge a tutti gli altri sconti già attivi lì.
Un percorso formativo non è mai finito in realtà, perché si ha sempre qualcosa di nuovo da imparare. E si impara tantissimo dagli altri artisti che condividono la loro conoscenza ed esperienza tramite tutorial online. Sia per quanto riguarda Photoshop che Procreate, potete trovare dei bei tutorial nei canali di queste tre artiste. Un modo veloce per individuarli è andare nella sezione playlist. In realtà ci sono tanti altri artisti con canali simili. Nei commenti sotto potete taggare quelli che conoscete voi. Una volta apprese le basi per disegnare in digitale, potete andare alla ricerca di corsi particolari per affinare la tecnica o per creare determinati effetti. Qui si va per preferenza di artista e di argomento. Spesso infatti prima di acquistare un corso vado a vedermi il profilo di quell'artista su Instagram. Voglio vedere che stile ha, quali soggetti predilige e in generale se mi piace. Quindi davvero le preferenze, i gusti personali sono importantissimi in questa decisione. Per questo sarebbe anche inutile che io vi facessi un elenco completo di tutti i corsi e di tutti gli artisti che mi piacciono. Passiamo ora al secondo argomento. Disegnare le persone e magari cimentarsi poi nella creazione di personaggi richiede prima di tutto una buona conoscenza del corpo umano. A mio avviso non si può saltare questa parte, prima o poi le lacune salterebbero fuori, non importa dove sarete arrivati nella vostra carriera artistica. Il corpo umano è talmente complesso da comprendere e disegnare che va studiato come se fosse un programma, quindi anche in questo caso opterei per un corso dettagliato. Io ho seguito quello di Diego Catalan, Realistic Human Figure Drawing. Sono più di 8 ore di lezione concentrate sullo studio approfondito di un modello maschile. Tratta anche il comportamento di luci e ombre. Se invece volete partire con un corso più leggero, vi suggerisco Introduction to Artistic Figure Drawing, che dura la metà e che propone lo studio di un modello dal vivo, in diverse pose. Una risorsa gratuita invece è il canale YouTube di Proco, che è davvero pieno di tutorial di anatomia ed è frequentato da milioni di artisti di tutto il mondo. Superato lo scoglio dell'anatomia, ci si può divertire a semplificare e velocizzare il disegno dei corpi. Un corso molto carino a tal proposito è Basic Principles of Drawing People from Imagination. È quello che ci serve, no? Un corso che ci aiuti a trasformare tutte le nozioni teoriche di anatomia in disegni dinamici e pieni di vita. In generale, ci sono tanti modi di semplificare il corpo umano. Ogni artista ha sviluppato il suo. Quindi anche questa volta vi sarà utile osservare come gli altri artisti disegnano i loro personaggi dal punto di vista anatomico. Anche nei canali delle artiste citate prima potrete trovare qualcosa in merito. Infine, non si può prescindere dal fare tanta pratica, quindi disegnare tante persone in diverse pose. E una buona pratica parte da una buona osservazione. Quando andate in giro, cercate di osservare meglio le persone attorno. Il loro modo di camminare, la postura, la forma del loro corpo, il modo in cui la luce colpisce le pieghe degli abiti e così via. Ovviamente non dovete fissare le persone con insistenza, dovete cogliere i particolari al volo. È un esercizio che allena la vista d'artista. Quando non è possibile avere di fronte un modello che posi per voi dal vivo, e per modello intendo anche un amico o un familiare, ci sono risorse online che possono esservi utili. Ad esempio canali YouTube con video di modelli che posano per gli artisti. Io uso spesso i canali Draw This e New Masters Academy, dove i video sono suddivisi in sessioni di nudo e sessioni di non nudo. La parte del corpo più approfondita dagli artisti è sicuramente il volto. Se volete concentrarvi in particolare sui ritratti, potete trovare il corso Realistic Portrait dello stesso professore di anatomia, oppure potete optare per una tecnica più semplificata come quella dell'illustratrice Gabriella Nico. Per chi non ha seguito il percorso trattato precedentemente, ricordo che per tutti i corsi di domestica potete usufruire del mio codice sconto che trovate in descrizione e che si aggiunge agli altri sconti attivi sulla piattaforma. L'acquarello è una tecnica molto trattata online anche da tanti artisti italiani. Se siete alle prime armi però, tutte queste risorse a disposizione può farvi molta confusione, quindi consiglio di partire con un corso sulle tecniche base. Su domestica in realtà non ci sono molti corsi che insegnino le basi dell'acquarello e il dosaggio dell'acqua in maniera approfondita. Io avevo fatto inizialmente il corso Modern Watercolor Technique di Anna Victoria Calderon, che propone diversi esercizi utili per prendere confidenza con l'acquarello. Nel mio corso di illustrazione ad acquarello troverete invece una sezione intera dedicata al dosaggio dell'acqua e una sezione sulle diverse tecniche, sia base che più avanzate. Una volta presa la tecnica base, dovrete decidere su quale soggetto o soggetti applicarla. Ogni soggetto, inoltre, può essere trattato in modo realistico o in modo più stilizzato, da illustrazione.
Per quanto riguarda gli animali, io ho scelto il corso di Julie Melin sui personaggi animali per libri per bambini, mentre un corso che fa vedere come dipingere gli animali in chiave più realistica è Expressive Animal Portraits in Watercolor. Per i soggetti botanici ho scelto invece il corso di Paolina, che si basa sull'attenta osservazione di fiori e foglie e che insegna diversi trucchi per creare certi effetti con l'acquarello. Ci sono però anche corsi con uno stile più astratto, come Artistic Floral in Watercolor. Altri soggetti possono essere i paesaggi naturali, quelli urbani e la figura umana o i ritratti. Per ciascuno di questi vi lascio i miei suggerimenti in descrizione. Tenere uno sketchbook è sempre una buona abitudine. Si può sperimentare ed essere creativi, si può persino dipingere mentre si viaggia. Io amo vedere gli sketchbook degli altri artisti, come Alicia Aradia. Vi basterà vedere il suo profilo Instagram per rimanere a bocca aperta. Anche lei ha un corso su Domestika se volete imparare di più sulla sua tecnica e professione. E a proposito di professione, l'acquarello ha davvero tantissime applicazioni in diversi ambiti. Dalla cartoleria, ai pattern per tessuti, agli sfondi di siti web e tanto altro ancora. Il bello dei corsi che vi ho citato finora è che conoscerete tanti artisti diversi e ciascuno di loro vi dirà in che modo guadagna con la propria arte. C'è in particolare questo corso di Anna Victoria Calderon, Techniques Applied to Watercolor Illustration, dove non solo vedrete come creare un invito per matrimonio con gli acquerelli, ma vi verrà fatto vedere quanti modi ci sono per trovare lavoro utilizzando questo medium. È un corso che dà tanti spunti lavorativi e ve lo consiglio assolutamente. Anche in questo caso potrete usare il codice sconto in descrizione per tutti i corsi citati. Avrete notato che nel percorso dell'acquerello ho inserito tantissimi corsi e praticamente nessuna risorsa gratuita. Questo perché là fuori ci sono tantissime risorse gratuite, basta seguire gli artisti che più vi piacciono. Molti fanno dirette su Instagram oppure video tutorial su YouTube. Quindi una volta appresa la tecnica base dell'acquerello, basta andare a cercare fonti di ispirazione per creare. Eccoci arrivati alla fine di questi tre percorsi. In realtà ognuno di essi andrebbe approfondito ulteriormente, infatti io ho cercato di crearvi una base di partenza, ma poi sta a voi arricchirla secondo i vostri gusti e le vostre esigenze. L'importante è che vi diate un obiettivo chiaro e specifico. È sempre meglio darsi come obiettivo, ad esempio, migliorare nel disegno delle mani piuttosto che migliorare nel disegno generico. Questo perché gli obiettivi generici tendono a buttarci giù perché ci sembrano irraggiungibili. Se avete a cuore altri argomenti che vorreste trattassi in un video simile, fatemelo sapere nei commenti. E se vi è piaciuto questo tipo di contenuto, lasciatemi un bel mi piace. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!